Everyone, we are in Piobico, which is a small town in Le Marche. It's a region maybe about 2 hours outside of Florence. We're here to celebrate and participate in the festival called Festa dei Brutti, which literally means the Festival of the Ugly People. And I learned about this recently. I thought it was very funny. And I wanted to participate because I know that there's a lot of people here. There's food, there's dancing. There's also a festival for polenta, which I don't fully understand yet, but we're going to talk to Johnny, who is the president of the Club dei Brutti, Festa dei Brutti. We're here to find out what the meaning is. So from speaking with him earlier, what I understand is this started in the late 1800s because there were a lot of women in this town that were single, and they could not find a husband, so they were normal people, normal women, and the club was founded to assist them in finding a husband. Correct me if I'm wrong, but it became more popular in the late 1979 when it was televised, and people all around Italy learned about this, and it became more popular every year. But what we can ask Johnny right now is, what is the history of it? Have him explain what's the history and the purpose of having this event every year. Qual è, mi chiede, qual è la storia del club e qual è, qual è il significato della fiera che fate ogni anno, una volta all'anno, tutti gli anni. Allora, intanto, tutti gli anni rinnoviamo la carica di presidente del Club dei Brutti. Questo. La storia del club è questa. Il club nasce nel 1879 come agenzia matrimoniale. Allora, perché? In quei tempi nel paese c'erano molte donne di un'età avanzata non maritate. Età avanzata vuol dire già avevano sui 25 anni, quella volta le donne dopo 17-18 anni, la maggiorità, si sposavano e andavano fuori di casa, perché era una società rurale, fondata nel lavoro della terra, eccetera. Quindi tu capisci che le donne a 18 anni dovevano essere già maritate. Quella volta invece nel paese c'erano molte ragazze che superavano quest'età, e quindi nacque il Club dei Brutti proprio per cercare di trovare marito, maritare, fare coppie, agenzie matrimoniali, e lo fecero il sindaco, il prete, il notaio del paese. Nacque così, storicamente, come agenzia matrimoniale. And he said the women that were single, they were 25, 26 years old, but at that time they were too much old, so they couldn't find a husband. Okay. So, because in that time the normal women, they would get married at 18, 19 years old. Yeah, exactly. And the mayor of the city, the prete, and they decided to create this agency, like a wedding agency, finding a husband for these women once a year. But why would they call it Club dei Brutti? It sounds strange to call a club a dating service. Club for the ugly people. Why that name? Perché il nome, Club dei Brutti se nasceva come, diciamo, un'agenzia matrimoniale? Perché c'era un presidente che decideva, che aiutava questi matrimoni. Club dei Brutti perché? Perché sai, alla base, come si pensava quella volta, alla base del motivo magari di non matrimonio di queste donne poteva esserci la bruttezza o di alcuni uomini. Quindi Club dei Brutti, perché forse quelli che si andavano a cercare di maritare erano gente un pochino brutta, che la società, ecco, facevano più fatica a trovare, a coppiarsi, eccetera. They called it Club dei Brutti because at that time they were thinking that if you were not married at that age, you have a problem like with you are not beautiful, but you are ugly. And so they decided to call the ugly club. Okay, so it was more of just they put some humor into it. It's not literally about people that we would perceive as ugly, correct? Dice che voi ora, almeno al giorno d'oggi, fate un po' di umorismo
ci giocate su questa cosa? Yeah. Ovvio, adesso i tempi sono cambiati, il club è vissuto prima per il motivo che ti ho detto iniziale ed era importantissimo, era molto seria la cosa, poi negli anni è diventata più una cosa quasi divertente e il nostro impegno è anche un po' in aiuto delle brutte situazioni, cioè club dei brutti inteso anche per quando possiamo, per dare una mano a chi è da meno, insomma, chi vive situazioni, se vogliamo dire brutte semplicemente, ecco, ma anche nel sociale, eccetera. E alla base di tutto questo però c'è anche un sano divertimento, musica, il nostro gruppo che ci segue nelle sagre, noi andiamo a fare enogastronomia, musica, divertimento e scherziamo un pochino, tesseriamo, hai visto c'è una tessera, una carta, scherziamo molto su questo, ecco, cerchiamo di portare la bruttezza sdrammatizzandola in una maniera leggera e non problematica come è al giorno d'oggi per tante persone. Se noi guardiamo i mass media, quello che ci propinano sempre in televisione, eccetera, è solo lo stereotipo di uomo o donna bellissima. Uomo o donna bellissima, esiste solo quello. Poi si dice, e quindi noi questo lo vogliamo un po' abbattere, cercare di tirar fuori semplicemente il buono che c'è dentro di noi, vedere la bellezza anche interiore. Se tu vedi una donna bellissima ma che non ti dà niente, che è solo un soprammobile, a me non piace di questo intanto, sennò dopo vado troppo lungo. The first when the club is born, it was a serious thing. But then in the years, the times changed, you know, it became like they. It became more about humor, but it's humor, but and also fun. Yeah, and but there is, you said there are really ugly people who has problems because they are ugly, they don't feel good with themselves, so they try to make fun of it and to I don't know, like they prefer to joke with it and to make these people feel more comfortable, like because except that the social media today, everywhere you can see beautiful girls, beautiful men, everywhere, and there are ugly people that doesn't feel that fine with yourself. Okay, so if I understand correctly, so it started off as more of a dating organization, yeah. And it's evolved into an organization that is more about just putting everyone together for these fun times, yeah, music, and having a festival and parades, and also making light of people that are not so beautiful. And make them feel comfortable. In fact, there's a saying, is that you're saying on your shirt, la bruttezza è una virtù, la bellezza è schiavitù. So what that means, and correct me if I'm wrong, but the ugly, to be ugly is a virtue, and to be beautiful is to be a slave. And so, you know, when you have people that don't feel beautiful within themselves, they come here and then they'll make light of it, and they make them feel good and fit in, and we all have good times. Exactly. Do they still assist women who are not married into meeting husbands? Michele, tutt'oggi assistete le donne che magari cercano un marito? In maniera molto minore, sinceramente, perché oggi capita molto di meno. Però vogliamo rinforzarci anche in questo, cioè magari dare, senza essere troppo invasivi, diciamo, però c'è possibilità, insomma, ecco, se da noi ci si può incontrare, e cercheremo di apprezzarsi anche di più nel web, insomma, per poter accogliere le richieste di qualcuno che ha bisogno, chi vuole avvicinarsi, noi ci siamo. They are speak a little louder, Christine. They wanna do it, but a more lighter, not as the beginning. Okay. Have they been successful in the past in putting people together? Dice, avete nel passato ha funzionato questa cosa? Sì, noi quando il club, mi ricordo questo, quando il club negli anni 70 diventò famoso in tutta Italia, poi nel dopo mondo, che la TV è arrivata. Dopo che arrivò, nel 70 non c'erano molti canali televisivi come ora, no? Nel 70 c'era il primo canale, il secondo canale, e alla televisione c'era il
andarono in club dei Brucchi con molti ragazzi che cercavano moglie, e lì telefonicamente si misero in contatto con persone, e una volta ci fu un matrimonio di un piobichese con una che andò a Portobello, poi si sposò con una signora pugliese e fecero una bella famiglia, abitano a Piobico. Oltre a questo caso, però, comunque funzionava come, diciamo, nell'antichità? Nell'antichità sì, okay. Assolutamente. Magari adesso di meno. Nei tempi recenti, diciamo, già nei tempi recenti 70, qualche volta. Quella volta funzionò. Funzionò, insomma, ecco. Poi tante persone si sono incontrate che noi non sappiamo neanche come sono andate. Lì ancora, quando usava scrivere le lettere, lì dentro nella sede ci sono delle lettere, per dire, tanta gente scriveva. E noi qualcuno abbiamo fatto incontrare, anche io personalmente ho messo a contatto dei numeri telefonici di persone, e questo l'ho fatto anche io. Però non gli ho, con la privacy chiaramente, non gli ho mai chiesto niente. He said that probably they don't know if a lot of people they met someone. But there is a story of this guy, after the television came here and the club became famous. This guy went to the television, and after this TV show, com'era il nome dello show? Era Portobello di Enzo Tortora, era una trasmissione famosissima. Sulla Rai? Sulla Rai, Rai 2, e c'era solo Rai 1 e Rai 2 quella volta. That time there was just Rai 1 e Rai 2. In this TV show di Enzo Tortora, this guy met this pugliese, sì. This woman, with this woman from Puglia, and they got married. And this is the story that they know, because maybe there are a lot of stories they don't know, because he said there are, in the clubs there has letter of the people who write, I want to find someone, and he gave numbers to each other, So qualcuno ne so, qualcuno no. Ah, ok. Un amico, c'ho un amico e un'amica che dicono ci siamo messi insieme per merito tuo. Questo è successo pochi anni fa in Veneto. Eravamo in Veneto a comprare il vino. E feci, aiutai questa unione, e ancora stanno insieme. And I noticed that this festival today is not just about Festa dei Brutti, but also there's a polentone festival. What is the addition of polenta? Is that a separate group, or is that always part of the Festa dei Brutti club? Dice, ovviamente sa che c'è anche la sagra della polenta. Dice, ha qualche collegamento l'un con l'altro, o sono due cose separate? Allora, adesso sì, adesso sono collegati, perché noi abbiamo il gruppo Carbonari del Club dei Brutti, di cui faccio parte anche io. Carbonari? Club Carbonari. Che vorrebbe dire? Allora, il polentone e la carbonara, questo piatto tradizionale, nasce dai carbonari. I carbonari chi sono? Erano gli uomini che andavano nei boschi a tagliare la legna, per la legna da ardere e per fare il carbone, la carbonella, per il barbecue, ok? Sì. Quindi questo era un lavoro, era uno dei lavori più importanti di una volta. E i carbonari cosa mangiavano? Mangiavano la polenta. Il sugo, il condimento della carbonara nasce da questo. Sai cosa si dice? Che la carbonara è fatta con, l'antico sugo, la carbonara era fatta con lardo, formaggio e pepe, e polenta chiaramente, e veniva affettata con un filo al dito, messa, pepe, formaggio e lardo, un altro strato, pepe, formaggio e lardo, un altro strato, pepe, formaggio, e riempivano il caldaio, e la mangiavano da lì così. Questa è la ricetta della carbonara, che poi noi abbiamo, dopo è cresciuta nel tempo, quando è arrivato il pomodoro, eccetera, con più ricchezza sono stati fatti dei sughi più buoni, più forti. Però proprio la carbonara è la madre del sugo alla carbonara. I spaghetti alla carbonara, che tutti amano, tutti gli stranieri vengono in Italia e vogliono mangiare la carbonara, nasce da questo sugo antico. Poi si dice che l'uovo è stato aggiunto dagli americani, hai capito? Il sugo alla carbonara, adesso ti spiega lui, il sugo alla carbonara è antico, è fatto proprio dei carbonari, ed era lardo, adesso c'è la carne, c'è la pancetta, formaggio pecorino e pepe. L'aggiunta dell'uovo nella carbonara si dice che sia stato portato dagli americani. Quindi, non ho capito, ma le due sagre sono correlate insieme, nascono insieme? Si fanno insieme solo perché in questo paese le feste più grandi sono adesso, a settembre, quindi c'è la processione religiosa delle rocche,
poi la sagra del polentone diciamo cantonale. Diciamo che significa religioso. Sì, molto, sì, è quello, la base è quella, inizia con la, il significato religioso. There is a religious meaning. All this starts from religion. But the club, the Fiera dei Brutti and the Sagra della Polenta, they are different things. But they are in the same period, in okay. September. So they do it all together. Okay. And he explained me how it's made the carbonara, because the real carbonara, it was with cheese, pepe lardo. Lardo is the fat, fat lardo, pepper, and cheese, that's all. And then they think that the egg, there was an American people who puts the eggs wow. in the carbonara, the real carbonara, and now the real carbonara is with eggs, and meat, and all this stuff. Okay. And so I understand that this festival is a 3-day period. Today is the last day. What are we to expect today? What are we going to see from this point on? I understand there's a parade. What else are we to expect today? Dice Luisa che questo festival dura 3 giorni e questo è il 3º giorno. Dice che cosa ci dobbiamo aspettare? Che cosa c'è oltre la sfilata? Allora, oggi è basato su questo. Tu vedi, il paese è in festa, ci sono situazioni a Palazzo Brancaleoni, visite, eccetera, ci sono visite al mulino, ci sono insomma tutte situazioni diciamo nelle parti museali, eccetera. C'è diciamo la festa che in ci giro. Sono parecchi tour, sì, poi trekking nei nostri monti, che qui il trekking è eccezionale, ci sono dei posti bellissimi, posti più belli delle Marche qui per fare trekking in questa parte del Monte Nerone. Giri in elicottero ci sono, insomma, e oggi ci sarà la sfilata del Festival dei Brutti che porterà qui il club con i suoi elegibili, quelli che verranno eletti, e poi da qui proclameremo il presidente del Club dei Brutti. Ci saranno dei cantanti, Adriano Pappalardo, che è un cantante italiano, e quindi tutto questo clima di festa, ballerine brasiliane che poi continuerà in mezzo alla festa. E ballerine brasiliane? Sì, sono due ballerine brasiliane okay. con me. Sì, con me nel cortile. E poi continua la festa fino alla tardi. You said that there is a very like there are a lot of tours on the museums and the churches and there are like trekking things over there because there is a mountain which is very hiking. Famous. Yeah. And it is Monte Nerone. Monte Nerone. It's one of the free climbing, c'è tutto, capito? Arrampicata. It's one of the best in the Marche. And then there are tours with the helicopter. Oh. And then we'll do this parade. They will put the song, all the people will be here, will be like a big party. There will be a 2 Brazilian dancers. Oh, okay. Does Piobico get a lot of American tourists to come during this time or throughout the year? Dice c'è tanto turismo americano in questo periodo? Stranieri sì, ci sono. Americani sì, qualcuno. Stranieri che... Ma non tantissimi, perché questa non è una meta diciamo classica, perché questi sono paesi d'entroterra che vengono scoperti adesso. Però qui, per chi ama posti tranquilli, insomma, con il giusto divertimento, la gente veramente ti accoglie come ospite, non sì, come sì, turista. Sì. È vero, questo è vero, perché i paesi piccoli sono così i paesi piccoli. Poi ecco, se vuoi vivere la montagna, il buon cibo, qui c'è un istituto alberghiero bellissimo, di alto livello, l'istituto alberghiero, la cucina italiana qui è regina, è la tradizionale cucina. He said that there are tourists, but not too much Americans, because it's a new city, yeah. It's a small city, and he said that here, the difference here from the other like tourist places yeah. is there that when the tourists come here for the people, you're not a tourist, you are a friend, they are happy. Yeah. It's not like the big cities as Florence, Rome, or it's different how they
Okay, so this club and the people of Piobico welcome American tourists and tourists in general to come here, and they treat them as friends. Yeah, exactly. They are happy, not doesn't treat you as a tourist, like you're a tourist, just a tourist, you know how it works around the world. Adesso in questo momento c'è una ragazza americana che mi ha intervistato, noi ci ha intervistato a tutti, che sta lavorando per un'università. Lei è newyorkese, ma dell'università del, non mi ricordo adesso, ed è qui questi giorni, anche oggi. È venuta per fermarsi 3 giorni, poi ha telefonato e ha allungato il viaggio per rimanere anche oggi qui con noi fino a martedì. There is a girl who's from the New York. È newyorkese lei. She's a student of, she's making, she did an interview to him and to other person, people here. And she had to stay here just 3 days, and then she decided to stay here for 5 days. And she's still here doing interviews, and she's from New York. Oh, good. Okay. So lastly, for the English speaking community, if you have someone that is interested in meeting a nice girl from Piobico or Le Marche, and since that the club's, you know, spirit is to put them together, will they still assist in the dating and then meeting spouses? Dice, dice se ci fosse qualche americano che fosse interessato ad avere a incontrare una donna o insomma a trovare qualcuno. Mettiamoci in contatto. Contact us, it's okay, no problem. We help everyone. Poi vedremo, ecco. We'll see. Cercheremo di fare il nostro meglio. We'll do our best. Va bene, okay. Okay, so that's the you know the idea behind Club dei Bruti. I did look it up on YouTube before I got here, and I didn't find anything in English. So I thought it would be good to do some translation here and to share with everyone the beautiful tradition that they have here, or the ugly tradition that they have here. And not only, I mean, aside from Club dei Bruti, Piobico is a beautiful town. It's known for hiking, and it's not saturated with American tourists or other tourists. It's still very small. It has the traditional charm here. You know, I hope everyone can come one day and visit Piobico and meet Gianni and the people of Piobico. So thank you, Gianni. Grazie. Grazie a te. Thank you, Henry. Grazie. Okay, ciao.